violente scariche elettriche e traffico in tilt, e quanto causato da una forte perturbazione che ha creato danni e disagi in diverse parti della regione Marche. Alla stazione ferroviaria di Fano un fulmine ha provocato un cortocircuito nella sala relè, mandando in tilt una cabina elettrica di segnalazione che ha subito un guasto ai sistemi automatici di controllo. Sul posto è intervenuta la Polfer di Pesaro per ripristinare la situazione, ma l'accaduto ha provocato un rallentamento del traffico ferroviario dalle 7.30 fino alle ore 13 sulla linea adriatica Ancona-Bologna. Conseguenze per 27 treni, 5 frecce, 3 intercity e 13 regionali che hanno registrato ritardi fino a 90 minuti. 5 convogli locali hanno seguito un percorso limitato e uno è stato cancellato. Disagi per il maltempo sono stati registrati anche nel Fabrianese e in Valesina, zone colpite da un violento temporale dove si sono allagati i garage e i sottopassi. Sono state segnalate inoltre interruzioni dell'energia elettrica. A Iesi un fulmine ha appiccato il fuoco ad un letamaio. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco. È probabilmente dovuto alle forti piogge anche un incidente stradale avvenuto in provincia di Ancona lungo la strada statale 16. Si tratta di uno scontro frontale tra un furgone e una vettura, dove sono rimaste ferite in modo lieve 3 persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni. Anche nella città di Fano traffico rallentato intorno alle 8 sulla strada adriatica da Fosso Seiore fino al centro cittadino, dove si sono formate lunghe code e, come accade ogni qualvolta piove, si sono allagati i sottopassi del Lido e di Torrette. Quello che vedete ora è invece un video girato stamattina da un nostro reporter di strada, immagini che riguardano allagamenti sulla strada per camminate. Davanti, l'indagato che è stato individuato nel giorno scorso.